Cecchino su quella torre. C'è un bersaglio con mitra. Cecchino, in cima alla torre. C'è un'arma fissa. El padrecito le ha de haber pedido lana para su absolución. Ok, stiamo bene. Sueño se echó un padrecito el otro día, güey. Neta. Pues, ¿qué pasó? Calma, va tutto bene. Ok, mi muovo. Mi sposto in posizione. Ho il bersaglio. Quello è fottuto. Roger, mi muovo. Roger, bersaglio marcato.
serve una traiettoria. Bersaglio marcato. Bersaglio perso. Bersaglio acquisito, in attesa. Preso, è morto. Ok, a posto. Bersagli, nemici vicini. Con i rifornimenti ci ingrazieremo i ribelli. C'è una cassa d'armi. Brutta merda! Pass, 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 bis! Non hai idea di che cosa sono capace. Parlo, ok? Però calmati! Ho i dettagli di una stazione di rete che ci aspetta. Andiamo a chiuderla. Bene. Muchas gracias por darme otra oportunidad. Attivo il drone. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Fatto, tutto a posto. Adesso sai che sia proprio
Dite che posso metterla sull'uniforme da parata? Della scorsa settimana in quegli squali di Street Club a incontrarmi al Bokita. Ah, un consiglio. Quando in uno Street Club offrono bistecche gratis, rifiuta. Non so, forse Bokita stava mettendo alla prova il mio stomaco. Comunque, tra una bistecca e una vecchietta che balla sul palo, beh, ho vinto il jackpot. Esatto. Ho conosciuto El Sueño. Io e Bokita l'abbiamo incontrato nel mercato della coca più frenetico del mondo. Ehi, ma da quando i messicani sono così grossi? Giuro, questo tizio non passa dalle porte del garage. In ogni caso, l'ho visto solo una volta. Ma credo di esserti piaciuto. Gli ho raccontato la solita... Cioè, venga di